Presidente, la proposta di delibera di iniziativa consiliare che oggi presentiamo, diciamo, all'Assemblea Capitolina e che ha avuto già i pareri delle commissioni competenti riguarda l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato, ovviamente, e lo voglio ribadire questo, sulla natura appunto pubblica dei servizi locali e quindi il fatto che esista, diciamo, per Roma Capitale un'agenzia che possa garantire il controllo e soprattutto la valutazione della qualità dei servizi che vengono erogati alla cittadinanza, questo è un elemento molto importante. E insieme a questo ricordiamo anche Roma Servizi per la Mobilità, insomma, fa un lavoro simile a questo tipo anche di supporto per l'amministrazione, proprio per cercare di comprendere i nostri servizi se effettivamente ottengono un beneficio nei confronti della cittadinanza e quindi se i cittadini sono soddisfatti di quelli che sono i servizi. Noi abbiamo visto nel corso degli ultimi anni l'erogazione dei servizi pubblici locali sicuramente potrebbe non aver completamente soddisfatto i cittadini, è proprio per questo che il nostro programma va nella direzione di rinforzare certamente gli strumenti di controllo nei confronti delle aziende e delle società partecipate anche di Roma Capitale, un controllo che deve essere anche appunto sulla qualità. Ricordo che lo stesso articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale, che parla degli strumenti di partecipazione democratica elettronica, individua proprio anche negli strumenti elettronici la possibilità appunto per i cittadini di poter partecipare, al tempo stesso controllare e fornire, diciamo, delle indicazioni, dei feedback sul grado di soddisfazione dell'erogazione dei servizi, quindi anche la tecnologia affiancata a questi elementi. Ebbene, noi al fine proprio di rinforzare questi strumenti di controllo e anche la governance di un'agenzia che oggi non conta tra l'altro tantissimi dipendenti e quindi abbiamo voluto andare anche in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio ovviamente di denaro pubblico, su questo la proposta, diciamo, presentata dal Movimento 5 Stelle o comunque dai consiglieri capitolini va proprio in questa direzione. Nella modifica dell'attuale statuto appunto dell'agenzia che prevede la revisione dell'articolo 2. La revisione dell'articolo 2 che riguarda la composizione di quello che prima era un consiglio, diciamo un organo collegiale di governo, se possiamo così dire, dell'agenzia, che era composta prima dal presidente e da due membri nominati dal Consiglio Comunale. La proposta che viene presentata oggi in Assemblea Capitolina anche all'opposizione, che è già comunque stata presentata nelle commissioni capitoline, è quella di individuare non più, diciamo, un organo collegiale formato a tre, bensì soltanto da un componente solo, in questo caso dal Presidente, che avrebbe in questo senso ovviamente dotato di professionalità e competenze nella materia dei servizi pubblici, e a questo organo monocratico saranno appunto attribuiti quindi i poteri di rappresentanza e le funzioni gestorie dell'agenzia. Quindi si passerebbe da un organo collegiale composto a tre a un organo, diciamo, monocratico, quindi da tre a uno. Questo ovviamente pensiamo soltanto al risparmio in natura economica, che poi potrebbe essere riutilizzato sia a disposizione dell'azienda, diciamo, dell'agenzia, e quindi anche proprio per incrementare e incentivare lo strumento di controllo. Non solo quindi un taglio al numero dei componenti, ma al tempo stesso abbiamo voluto anche dare un taglio al compenso dell'unico componente che poi dovrà essere nominato presidente dall'Assemblea Capitolina. E il comma 7 dell'articolo 2, se prima appunto andava a disciplinare il compenso e rispettivamente era l'80% dell'indennità spettante al sindaco, passa al presidente dell'agenzia e corrisposta a un'indennità annuale pari al 58,3% all'indennità spettante al sindaco. Quindi ovviamente noi abbiamo un taglio del numero dei componenti, quindi cercando di razionalizzare le risorse. Due, un taglio agli stipendi e ai compensi di quest'organo. Quindi certamente il Movimento 5 Stelle, in un'ottica di riduzione e risparmio delle risorse che vogliamo mettere a disposizione anche di questa agenzia, va nella riduzione delle poltrone, Presidente. E quindi noi siamo ovviamente favorevoli all'approvazione in modo anche spedita di questa proposta, in quanto il programma, secondo noi, del Movimento 5 Stelle
5 Stelle è ben rappresentato e portato avanti attraverso l'approvazione della modifica della composizione dell'organo collegiale dell'Agenzia per i servizi della mobilità, dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Grazie.